che ti do la bocca. Siamo testimoni! Voi siete anche testimoni? Sì! Andiamo a vedere più oggi. Ma... Tu sei... Saro! Saro, è Saro, sicuro? Saro? Basta voi ragazzi. Mi avete scoperto. Ma sì, tu Saro, ma... Tutta questa cosa, botte... Ti rendi conto che mi hanno picchiato? Ragazzi, mi dispiace, però ci sono rimasto male. Ma che cosa? Abbiamo fatto qualche cosa? No, voi no. Perché? Ho saputo che Fabio vi ha invitato a un matrimonio. Sì, si sposa. Io non ci voglio andare. Neanche io ci voglio andare. Se per questo non ci voglio andare. In Messico, comunque. Però voi ragazzi siete stati invitati e tutto. No, ma... Dopo che siamo cresciuti tutti insieme, non mi ha chiamato. Allora, capito, ma ti ha invitato anche a te. Noi ci hai chiamato prima, perché siamo i testimoni, capito? Però dobbiamo andare tutti insieme, invitato tu, cioè quasi tutti, capito? Non proprio tutti. Lui mi ha detto che ora ha chiamato noi per darci la notizia, organizzarci, poi... Non è prendere la partecipazione, se io sappia deve arrivare. Tranquillo, tu. Ci ha fatto rapire, una telefonata, non è che poteva essere... Ragazzi, mi è dispiaciuto tanto organizzare sta cosa, però... Tranquillo, però sai cosa stavo pensando? Mi è venuta un'idea. Che ormai che abbiamo fatto tutto il rapimento, questa cosa qua. Se noi chiediamo un riscatto... alle nostre famiglie ci paghiamo il viaggio. Buona idea. Dai, si può fare. Chi chiamiamo oggi? Ma chiamiamo mia moglie. Dai. Ci vado tutto. Dai, chiamo. Vieni, ti dici oh, Martina è in ostaggio. Sta suonando. Pronto? Oh, Martina è in ostaggio. No, non conosco nessun Martino. Oh, ha chiuso. Come è chiuso? Ma è chiuso, è il telefono in faccia. No. C'è tua moglie. Chiamiamo a casa mia, c'è mio papà a casa, ci parli tu. No, dai tu, papà, no. Vabbè sì, dai. No, non lo posso fare. Dai, ci parli tu. No, ma sei pazzo che ci parli io, tuo padre. Ti ha visto crescere? Ci parlo io. Però camuffiamo la bocca. Ho un'idea per camuffare. Ok, però come cosa devo dire? Allora, prendi il telefono e gli chiami. E dico, papà! No, papà no! Papà ti conosce? Certo, papà no. Allora, gli dici, salve signor Mangiù. Signor Mangiù. Ok. Abbiamo rapito suo figlio. Vogliamo 10.000 euro per il riscatto. Abbassa. 5.000. Abbassa. 1.000? 1.000 per 3. Vabbè, dai. 1.200 euro. 1.200. Allora. Dobbiamo gonfiare la voce. Ok. Pronto? Pronto. Molletta. Patata. Imbuto. Rubo. Tovaglia. Così? No. E che dobbiamo fare delle cose? Posso fare l'accento svedese? Fai il numero. Sta suonando. L'hai scoperto. Come ti hai scoperto? L'hai scoperto subito. Carlo, sei tu? Niente. Ragazzi, mi sa che l'idea del riscatto non funziona. Ragazzi, scusate per il malinteso. Tranquillo, cosa devi dire? Non è un problema. Faccio io. Noi ci sentiamo per il matrimonio, dai. Ciao bello. Tranquillo che non è successo niente. Ok. Arrivederci. Non dà la mano. Ciao Saro. Venite qua tutti e due. Ma se vuoi sapere come inghiera sto tacchino?